5, 4, 3, 2, 1, 0. Abbiamo ancora tanti speaker di alto livello, tra poco anche l'intervento di Luciano Foglia che ci ha aggiunti. Adesso invece vorrei chiamare sul palco Giuseppe Tannoia, che è il direttore per la ricerca e innovazione tecnologica in ENI. Giuseppe Tannoia. Importanti che riguardano quello che state facendo, e in particolare si parla molto di decarbonizzazione in questo periodo, non si fa che parlare di questo. Che cosa sta facendo ENI in questo senso? Certo che parlare di decarbonizzazione dopo lo scienziato della data è particolarmente impegnativo. Comunque, in realtà noi stiamo facendo tante cose, però vorrei parlare un po' di come è partita la decarbonizzazione e tutta la parte di progetti di decarbonizzazione in ENI. Quando ho cominciato 4 anni fa a seguire la ricerca di ENI, mi hanno detto che bisogna lavorare su dei progetti di decarbonizzazione, su dei progetti che siano, diciamo, fuori dagli schemi. Quello che ho fatto è stato prendere il miglior ricercatore di ENI, una persona che ha più di 165 brevetti in ENI, e gli ho chiesto di lavorare su questo tema. Questo tema mi ha detto: ma con chi lavorerò? Ha bisogno di 100 milioni. Perciò abbiamo fatto questa specie di dream team. E devo dire che all'inizio eravamo un po' tutti sconcertati, eravamo davanti a un foglio bianco. Davanti a un foglio bianco abbiamo cominciato a lavorare. Oggi, dopo 4 anni, la ricerca sulla decarbonizzazione in ENI cuba più di 20 progetti. Abbiamo 4 progetti operativi che entreranno in operazione nei prossimi 3-4 anni, 300 milioni di euro di investimenti. Perciò, di fatto, comunque, è qualcosa che sta nascendo e che porterà sicuramente, dei grossissimi risultati. Quest'anno voi portate anche a ferro degli esempi concreti di quello che state facendo, in particolare parlate di acqua quest'anno, che cosa vuol dire? L'acqua è importante, a parte che sono cresciuto in una città di mare, e comunque per dire che per noi di ENI l'acqua è un elemento estremamente importante. Io, quando ho cominciato a lavorare in ENI, ho fatto i primi 40 giorni più o meno in piattaforma lavorando in mezzo al mare. E una cosa, vedrete diverse cose nel mio affermo, ma una cosa che veramente mi affascina e che mi fa sognare e sono i nostri progetti per ricavare energia dalle onde. Ne vedrete due, li abbiamo installati tutti e due lo scorso anno nel mare Adriatico, adesso andiamo avanti con altre sperimentazioni in Sicilia, dove c'è un po' tutto. Più importante, la cosa che mi fa sognare è che le onde sono la forma di energia rinnovabile più densa, perciò più ricca di energia. Se ne accorgiamo quando andiamo al mare, se il mare è agitato, prendiamo un'ondata, ci accorgiamo di questo. Però incredibilmente anche quella che in pratica non è sfruttata, non esiste un progetto industriale che sfrutta in maniera industriale l'energia delle onde. Ecco, noi, uno dei progetti di cui vi parlavo, della decarbonizzazione, è un progetto che metterà in opera, in operazione, una farm che produrrà energia dalle onde. Lo stiamo vedendo. E poi c'è un altro discorso interessante che è quello delle alghe. Sono cose che ho visto fare in laboratorio a piccola scala, ma in realtà come si fa a produrre energia e l'energia utile agli scopi umani dalle alghe? Quella delle alghe è un'altra cosa bellissima. Allora, in pratica si utilizza quello che già fa la natura, per cui la fotosintesi clorofilliana, niente di particolare, però la cosa veramente particolare è il fatto che noi concentriamo sostanzialmente queste microalghe, questi fotobioreattori, ma le concentriamo talmente tanto, per darvi un'idea, che un ettaro di macchia mediterranea più o meno assorbe 7 tonnellate di CO2 per ettaro per anno. La foresta equatoriale, il nostro grande polmone verde, assorbe 30 tonnellate di CO2 per anno, per ettaro. Le microalghe sono in grado di assorbire 650 tonnellate di CO2 per ettaro per anno. Questo dà un'idea della capacità che hanno di creare biomassa. La biomassa delle microalghe è estremamente importante, una massa iperproteica, per cui potrebbe anche essere, e sarà, io penso, in buona parte, una delle fonti di nutrimento del futuro.
è ricca di sostanze molto interessanti come gli omega 3, eccetera, per cui ha un grosso valore. Per cui questo è uno dei progetti di decarbonizzazione dove noi riusciamo a dare un valore alla cintura, la cintura non è più uno scarto, ma diventa una sostanza indispensabile, una sostanza che dà valore. Però vediamo come facciamo a fare energia. Allora, queste alghe, tra le altre cose, sono grasse e perciò noi le spremiamo. Per darvi un'idea, da una tonnellata per cui circa il 30% del peso è bioolio. E questo bioolio, che è un ottimo bioolio, che entra poi nelle nostre bioraffinerie per ottenere biocarburanti. Perciò direi anche questa è una bella scommessa su cui si è lavorato da tanto e su cui ci prenderemo delle soddisfazioni in breve. E anche questo lo vedremo domani a Mente Effetto di Canale 3, grazie a Eli che non riesce a fare schiena da perdere attraverso i senti concreti. Grazie per la domanda. Grazie. E prima di andare avanti con le ultime sfide di questa serata, tutti gli aggiornamenti. Ben ritrovati con gli aggiornamenti del Digimension Big Cafe 2019, Simone Salis in studio. Partiamo subito dall'attualità. Maker Faire 2019, Engineering of Fair, la macchina del tempo. Siamo tornati dall'inaugurazione della M3C nel 2119. Giappone, costruiti i primi robot in grado di ottenere il reddito di cittadinanza. Pomigliano, FCA, licenzia i primi robot che si erano iscritti alla FIOM. NASA progetta razzo in grado di coprire la distanza fra pomeriggio 5 e la dignità. Il punto G potrà mandare la sua posizione tramite WhatsApp. Alentia abbatta la luce in talotto. L'Amazon Echo di Maurizio Costanzo si toglie la vita. Scienziato inventa la macchina del tempo, vince il Nobel per la fisica ogni anno. L'Indonesia produce elettricità dalle bestemmie, busca da raggiungere indipendenza energetica. Brevettata la prima lavatrice che fa sparire entrambi i calzini. Startup in Romana lancia un progetto innovativo, pagare gli stagisti. Maker Faire 2019 sotto accusa, gonfiati i dati di affluenza. Uno spettatore su due è un no. È tutto con gli aggiornamenti della TG Maker Faire 2019. Grazie per averci seguito.